Buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete detto dal titolo, siamo su Hunger Game Simulator per simulare appunto degli Hunger Game in stile Destiny. È una cosa che mi è venuta in mente così a caso e ho fatto la storia su Instagram, la cosa vi è piaciuta, tra l'altro se non ci seguite seguiteci su Instagram e quindi niente, abbiamo deciso di farci un video. Quindi andiamo subito a presentare i nostri combattenti. Dal distretto 1 abbiamo la squadra di Kayn6 e Gaul, dal distretto 2 la squadra dell'imperatore Kalus e di Luis, devo dire squadra minacciosa. Dal distretto 3 arrivano Zavala e Crota, dal distretto 4 Banshee 44 e Oryx, sempre che Banshee si ricordi da dove arrivi. Dal distretto 5 Ikora Rei e Argos, dal distretto 6 Hawthorne e Lady Aphrodite, dal distretto 7 Atheon ed Eva Levante, solo in pochi che riconosceranno Eva Levante. Dal distretto 8 Tyra Karn e Axis, dal distretto 9 Valkaur e Benedict 9940, dal distretto 10 Tess Everis e Skolas, una accoppiata veramente molto interessante, dal distretto 11 Nokris e Lord Shax e dal distretto 12 l'amministratrice e Panoptes. Quindi sono questi i nostri candidati, andiamo subito a vedere come si svolgeranno i nostri Hunger Game. I tributi stanno in piedi sulle piastre, insomma, e arriva il suono. Andiamo subito a leggere. Skolas scappa, a caso, scappa. Banshee scappa anche lui, che è in squadra con, già non mi ricordo più, in squadra con Oryx, mi sembra, boh, non mi ricordo. Eva Levante prende un paio di non so cosa, non ho capito cosa sono i seis, nemmeno il traduttore me lo trova, boh, non lo so. Nokris entra nella cornucopia, che penso sarebbe la capanna iniziale dove ci stanno tutti gli approvvigionamenti, e si nasconde, così nel punto più critico della mappa. Argos scappa anche lui, tanto c'è la barriera che gli frega. Cade rimane a prendere le risorse. Banshee prende uno scudo che stava lì nella cornucopia. Zavala trova una borsa piena di esplosivi. Crota prende un backpack, che penso sia una specie di zaino o qualcosa del genere, non realizzando che è pieno. Bello, bello. Crota lo vedo sveglio oggi. Luis e Panoptes combattono per una borsa. Panoptes si arrende e se ne va, perché contro Luis io starei solo zitto. Ciao, mi chiamo Luis. Oryx prende un coltello dalla cassa di Valkaur. Kalus scappa. Tyra Karn e Hawthorne combattono per una borsa e Tyra Karn si arrende. Beh, già più probabile che Panoptes si arrenda contro Luis. Gaul colpisce la testa di Lord Shax con una mazza. Aia, questa la vedo pesante. Ecco perché Lord Shax non ha più il corno. L'ho sentito nelle ossa. Tess Everis trova una canna da pesca mentre l'amministratrice prende degli strumenti da pesca e Ikora Rei scappa. Ottimo. Come inizio devo dire che Luis è quello più avanti, perché ha ucciso, no, ha avuto la meglio su Panoptes, che è scappato. Giorno 2. Oryx pensa a casa. Poverino, la stoccarazzata gli manca. Crota ruba qualcosa ad Hawthorne mentre lei non sta guardando, perché Crota è piccolino, no? Magari si infiltrano, non si vede. E Argos piazza un esplosivo uccidendo Axis e Tyra Karn. In basso a sinistra leggerete proprio che le mine quantiche sono state innescate. Se non verranno distrutte esploderanno e uccideranno tutti, quindi sarà wipe. Kalus e l'amministratrice cercano altri tributi. Stessa cosa fanno Atheon, Luis, Panoptes e Lady Aphrodite. Non si sa per quale motivo Luis e Panoptes si sono riuniti così amichevolmente. Eva Levante non riesce a convincere Skolas a non ucciderla, quindi mi dispiace, penso che anche Eva Levante sia andata, mentre Banshee esplora l'arena. Andiamo a vedere, allora in questa giornata sono molti Valkaur, Lord Shax è morto da Crota, da Gaul, Axis, Tyra Karn ed Eva Levante. Beh, le due vecchiette le abbiamo fatte fuori, due raid le abbiamo completate, Lord Shax mi dispiace. Continuiamo con il giorno, con la notte 1, scusate. Zavala urla per aiuto, bellissimo questo. Gaul si cura le ferite, mentre Benedict e Argos dormono accucciati insieme, da quello che ho capito, insomma, ammucchiati, va bene. Benedict, capisco che sono due macchine però. Ah, ecco perché Benedict è un servitore dell'imperatore Kalus, però ha una tresca nascosta con Argos.
Nocris e Crota si raccontano storie su loro stessi, che sono fratelli, però vabbè. Sono bellissime queste coincidenze, cioè Nocris e Crota si raccontano storie, cioè come fossero fratelli che non si rivedono da tanto, bellissimo. La trappola di Hawthorne uccide Tess Everis, quindi mi dispiace ma anche Tess è andata via. Lady Efridit sconfigge Oryx in una battaglia ma sacrifica la sua vita, quindi entrambi sono morti da quello che ho capito. L'amministratrice spara un dardo velenoso a Banshee sul collo uccidendolo lentamente, quindi anche Banshee, che già non si ricordava per quale motivo era nell'arena, muore. Cioè, questo è bellissimo. Io penso che questo sia l'evento migliore di tutti gli Hunger Games. Benedict, Hawthorne, Zavala e Oryx, letteralmente ride sarebbe... fanno un'incursione, quindi diciamo fanno un raid nell'accampamento di Crota mentre sta cacciando, quindi vanno a fare il raid a Crota così, perché gli va. Sono in quattro, però loro possono uguale. Nel giorno 2 sono morti Tess Everis, Banshee e Ikora. Mi dispiace, Ikora quando è morta? Non me ne sono accorto. Seconda notte, Nocris, Crota e Gaul dormono ammucchiati. Luis, Oryx, Lady Efridit e Atheon si raccontano storie di fantasmi. Fantastico, Luis secondo me è quello che ha un pochino più di fantasia nelle storie di fantasmi. Benedict pensa a casa sua, a quel buco che tanto felicemente spazzava. Giorno 3, Oryx scappa da Luis perché è sempre Luis in cui c'è timore. Benedict prende un po' di frutta, Zavala si fa un rifugio, Gaul cade in un lago ghiacciato e Drones penso tipo si congeli, muore, insomma, non fa una bella fine. Crota si mangia delle bacche tossiche, quindi velenose. Un incendio si scatena nell'arena. Attenzione. Una palla di fuoco colpisce Argos e lo uccide, quindi anche qui il teschio solare fa i suoi danni. Zavala sopravvive, una palla di fuoco colpisce Oryx e lo uccide. Benedict e Hawthorne non riescono a trovare un posto sicuro e soffocano. Luis cade nel terreno, sprofonda nel terreno, ma dà un calcio talmente forte a Kalus in modo da riuscire a, penso, darsi la spinta per uscire dalle fiamme. Panoptes sopravvive, Atheon sopravvive, una palla di fuoco colpisce l'amministratrice per fortuna, Nocris sopravvive, Lady Efridit sopravvive. Quindi sono morti Gaul, Crota, Argos, Oryx, Benedict, Hawthorne, Kalus e amministratrice. Abbiamo fatto una strage di raid in questa giornata. Quindi sono rimasti Skolas, Cade, Panoptes, Zavala, Atheon, Nocris, Luis e Lady Efridit. Secondo me, ragazzi, vince Luis. Io ve l'ho detto, ma ecco, vediamo. Ciao, mi chiamo Luis. La cornucopia si è riempita di cibo e approvvigionamenti vari. Lady Efridit, prima di andarsene, prende un mucchietto di vestiti bagnati, se li mette nello zaino. Skolas decide di non andare ai rifornimenti. Panoptes decide di non andare ai rifornimenti. Zavala decide di non andare. Atheon decide di non andare, quindi non c'è nessuno praticamente a questi rifornimenti. Atheon riesce a sfuggire all'attenzione di Luis e scappare. Luis, ragazzi, è temuto da tutti, cioè è un mostro. Ciao, mi chiamo Luis. E Skolas, Lady Efridit lavorano insieme per sconfiggere Cade. Spero che non l'abbiano sconfitto. No, è morto Cade, ragazzi. Sapevamo che prima o poi sarebbe dovuto succedere. Zavala e Luis si ammucchiano per il calore, perché penso che Luis comunque dia parecchio calore a Zavala. Ciao. E Lady Efridit non riesce a convincere Skolas a non ucciderla, dopo che hanno collaborato per uccidere Cade, infame di uno Skolas. Skolas sbatte la testa di Atheon contro una roccia parecchie volte e lo uccide, penso. Nocris e Luis combattono Zavala e Panoptes, ma Nocris e Luis sopravvivono. Attenzione, attenzione, Zavala, Panoptes e Atheon muoiono. Finalissima. Luis contro Skolas contro Nocris. Vediamo chi vincerà. Luis attacca Skolas, ma Nocris lo protegge. No! Uccidendo Luis! Non ci credo. Luis, no, doveva vincere lui. Mi chiamo Luis. Finalissimo Skolas Nocris. Skolas insulta parecchio Nocris e lo lascia morire. Injuries penso significhi insulti, ma non so per quale motivo. Quindi il vincitore di questi Hunger Games è Skolas dal distretto 10.
Attenzione, non l'avrei mai detto. Skolas che abbiamo sconfitto così facilmente. Mi dispiace un po' per Luis, perché era proprio lì per vincere, mancava pochissimo, invece no. Quindi ragazzi, questi erano gli Hunger Games Destiny, veramente qualcosa di allucinante. Ora però che siamo degli youtuber famosi dobbiamo iniziare a chiedere like assolutamente, perché altrimenti la nostra fama va così disperdendosi. E quindi se arriviamo a 20 like faremo la stessa cosa ma con gli youtuber della community di Destiny, sia italiani che non, e vedremo chi sopravviverà. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete, lo dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tallissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook come ogni video, vi lasciamo qua sotto in descrizione anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, per la tua luce.